cambiare tutto per non cambiare niente. O poco. In sintesi, al termine dei lavori della Commissione Pubblico Spettacolo, la ricetta che viene data ai locali per il pubblico intrattenimento nella zona dell'Arzilla prevede 192 persone per lo chalet del mare e 174 per il baretto, nel perimetro però interno al locale, cioè quello dato in concessione. Nulla vieta alle persone però di fermarsi all'esterno dei locali e quindi le cifre potrebbero diventare quelle che già conosciamo, ma in quel caso sarebbe un problema di ordine pubblico. Qualcosa di sostanziale è cambiato però, ma riguarda le aree d'accesso ai locali, via del Moletto e il sottoferrovia del Lido. Lì si è pensato ad una zona rossa dalle 22 in poi nei giorni che i locali comunicheranno per fare pubblico intrattenimento, per garantire la sicurezza dei presenti. Niente bici, niente motorini, niente auto. Garantite però anche 6 navette in punti di scambio, per evitare anche i pericolosi parcheggi lungo la nazionale. Ci sono a disposizione col bus navette i parcheggi dello scambiatore di Viale Romagna, il parcheggio ex FIF, il parcheggio del cimitero, il parcheggio ex Vittoria. In più all'occorrenza hanno dato la disponibilità anche di utilizzare 2 parcheggi privati con un contratto di affitto. E quindi loro garantiranno il servizio navetta per tutte le persone che devono andare all'interno, devono accedere a quella via. Quindi non sarà penalizzato nessun residente, nemmeno i ristoranti che sono lì, perché potranno usufruire anche della navetta. E quindi ecco, si è voluto guardare in particolare la sicurezza del luogo.